Bene, buon salve e giorno a tutti i non telespettatori e Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Chrysalid, il keeper di questo lercio canale. Anche quest'oggi ci ritroviamo qui per un unboxing veloce. Non più di tanto, non più di altri, ma comunque veloce. E mi riferisco a Back 4 Blood Deluxe Edition, in questo caso in edizione PlayStation 5. Seguito spirituale di un gioco all'epoca divenuto molto famoso, ma che poi si è perso letteralmente nel nulla, ovvero Left 4 Dead, che ha dato poi vita ad un seguito forse uscito decisamente troppo presto, mi sembra appena 6 mesi dopo, che praticamente non innovava granché, se non qualche meccanica di gameplay sì, buona, aggiungendo le armi fisiche e qualche arma diversa, ma essenzialmente si trattava dello stesso identico gioco. Comunque risultò un vero e proprio boom, probabilmente il modo migliore per poter affrontare le orde di zombie, sia da solo ma soprattutto in cooperativa, anche con una modalità multiplayer competitiva dove si poteva anche prendere controllo degli infetti, che però purtroppo, nonostante le continue richieste e voci di un ipotetico Left 4 Dead 3, questo fantomatico seguito purtroppo non è mai arrivato. Quindi ci troviamo, dopo diversi anni dall'uscita del gioco originale, con questo seguito spirituale, il titolo praticamente è anche uguale, dallo stesso team. In questo caso uscito per tutte le piattaforme, mentre invece Left 4 Dead era soltanto per Xbox e PC all'epoca. Direi quindi di non cincischiare ulteriormente e di passare all'unboxing. Ma come sempre, prima di tutto, la nostra solita sigla. Bene, eccoci qui, Back 4 Blood Deluxe Edition. Presumibilmente al suo interno troveremo una steelbook e i soliti mega fanta DLC, season pass o cavoli vari, adesso verifichiamo. Sul davanti troviamo la copertina che vale per tutte, la copertina anteriore è uguale per tutte le versioni. Nell'angolino in alto a sinistra ci fa vedere i contenuti, ovvero il gioco principale, l'accesso anticipato, la steelbook come vi ho già detto, il pass annuale e le varie skin per le armi. Quindi, a parte la steelbook, sono essenzialmente tutti i contenuti digitali. Bene, andiamo ad unboxare, ovviamente armati come al solito delle nostre solite batforbici. Ok, rimuoviamo in questo caso sia il preservativo che la slipcover in cartone. Ecco la steelbook, carina, niente di eccezionale, anche lievemente ammaccata. Vabbè, in qualche modo la giusto. I contenuti, vediamo se ci si para davanti qualche DLC. Allora, appena aperto abbiamo subito i codici per le armi. Il secondo codice che troviamo è quello per il pass annuale. Non so se faranno, probabilmente faranno le solite espansioni come anche è accaduto per Left 4 Dead. E in ultimo, incredibile ma vero, un manualetto. Piccolino, niente di eccezionale, però sono rimasto sorpreso del fatto che comunque ci sia. Nessuna immagine, tutto in bianco e nero solo con delle scritte, ma quantomeno c'è. Non so quando è stata l'ultima volta che ho unboxato un gioco con il libretto dentro. Poi ovviamente troviamo il disco di gioco, ovviamente messo storto, ma su quello ci siamo abituati. Bene, questo era quello che c'era all'interno di Back 4 Blood Deluxe Edition. La versione, diciamo, più costosa, con praticamente qualsiasi DLC. Insomma, come edizione in sé è abbastanza semplice perché tutti i contenuti sono digitali, ma comunque non è che non ce l'aspettassimo. Bene, torniamo a noi.
Bene, questo era Back 4 Blood Deluxe Edition in edizione PlayStation 5. Un'edizione principalmente fatta di contenuti digitali, non è la prima volta che ci capita, anzi siamo molto abituati in quest'ultimo periodo. Però tutto sommato carina e comunque il gioco è sicuramente molto divertente. Ho giocato molto alla beta, mi sono molto divertito, non vedo l'ora infatti di giocare il gioco normale. Erano anni che tutti quanti volevamo un seguito più o meno ufficiale di Left 4 Dead, ma Valve non si è mai sbottonata e a quanto pare alla fine in un modo o nell'altro ce lo hanno dato lo stesso. Ovviamente ampliato con ogni possibile pensata, come i mazzi di carte che possono modificare la partita, ovviamente le modifiche per le armi, il negozio in game, quindi comunque lo sforzo sicuramente ce l'hanno messo. Bene, direi che possiamo finire qui con questo unboxing. Quindi io, Back 4 Blood e i suoi prequel spirituali Left 4 Dead, vi ringraziamo di essere stati con noi qualora avete scelto di farlo e noi ci vediamo al prossimo video, sempre permesso ovviamente che ce ne sarà mai uno, se sarò ancora vivo. Mangiatevi un piatto di carbonara e a Duken a tutti voi.